Nel video di oggi andremo a vedere tutte quante le novità e ricompense gratuite in arrivo nell'evento estivo di quest'anno qui all'interno di Fortnite. Prima di iniziare andiamo a regalare questa nuovissima skin di Naruto proprio ad un fortunato fra di voi che ovviamente si è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi è proprio lui, andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui ed inviamogli questo regalo. Invio dei regali in corso, vediamo se gli arriva e don inviato, quindi spero che ti diverta con questa nuovissima skin del set di Naruto. Mi raccomando, per supportare il canale inserisci all'interno del negozio oggetti il mio codice creatore Daccini. Se lo inserisci mandami la foto oppure taggami su Instagram, in questo modo ti andrò a ripostare. Quindi partiamo subito e senza perdere altro tempo andiamo immediatamente a vedere tutte quante le novità in arrivo nelle prossime settimane tramite l'evento estivo di quest'anno. Come ben sapete Fortnite ogni anno va a introdurre l'evento estivo che ci va proprio a dare delle ricompense gratuite completando delle missioni. Infatti l'evento estivo migliore mai introdotto da Fortnite, e speriamo che quest'anno sia simile all'evento che vi sto per citare, è stato proprio l'evento estivo del 2019. Infatti se vi ricordate l'evento estivo di quell'anno portò tantissime novità in gioco. Infatti in quell'evento abbiamo ricevuto più di 17 skin a tema estate, poi tantissime LTM e nuove armi ogni giorno. Quindi quello fu proprio un evento molto molto bello e speriamo che quest'anno sia simile all'evento del 2019. Quindi mi raccomando, guardate questo video dall'inizio alla fine perché andremo a vedere nel dettaglio quando inizierà questo evento e tutte quante le altre informazioni. Partiamo subito vedendo quando avrà inizio questo evento, perché ovviamente come ogni anno di solito l'evento estivo inizia verso la fine di giugno e dura più o meno 2 settimane, ma quest'anno sembrerebbe che Fortnite vada a posticipare questo evento. Infatti come ci fa scrivere questo leaker, come notato dal post sul blog dell'FNCS, Epic Games farà la sua Epic Summer Break, che sarebbe la sua vacanza, tra il 24 di luglio e il 12 d'agosto, e in queste date potremmo avere finalmente l'evento estivo. Quindi Epic quest'anno andrà in vacanza più tardi rispetto agli scorsi anni e quindi l'evento potrebbe essere rilasciato fra il 24 luglio e il 12 d'agosto, visto che come ben sappiamo quando Epic va in vacanza non ci sono né aggiornamenti e nessuna novità. Quindi appunto per non lasciare il gioco per 2 settimane senza alcuni aggiornamenti, appunto Epic va ad introdurre questo evento dove possiamo ricevere ricompense gratuite andando a completare delle missioni. Ovviamente verranno introdotte tantissime skin estive che adesso andremo a vedere, ma comunque la data di inizio di questo evento potrebbe essere il 24 di luglio e andrà a terminare il 12 di agosto. Quindi l'evento rispetto allo scorso anno sarà posticipato, ma la cosa importante è che anche quest'anno avremo l'evento estivo. Infatti Fortnite ci ha anche confermato l'evento in un post del suo blog dopo la scorsa patch, perché appunto ha proprio scritto questa frase: goditi l'estate con stile, l'atmosfera estiva non ti basta mai, niente paura, l'estate è ancora lunga, continua a seguirci per non perderti nulla. Quindi con questo messaggio che appunto ci ha mostrato e ci ha scritto in questo articolo nel suo blog dopo la scorsa patch, la Epic ci ha proprio confermato che avremo l'evento estivo durante quest'estate, visto che ci ha proprio scritto continua a seguirci per non perderti nulla. Quindi questo evento è confermato e come già detto poco fa verrà introdotto verso fine luglio e andrà a terminare il 12 di agosto. Andiamo a vedere le possibili skin che Fortnite andrà a inserire durante questo evento, perché potrebbero essere proprio queste qui che vedete a schermo. Queste skin sono presenti nei vari sondaggi che Epic ha mandato ai giocatori e dovrebbero essere proprio delle skin che verranno inserite nello shop durante l'evento estivo e durante l'estate. Quindi abbiamo un sacco di skin che già avevamo in gioco però rivisitate a tema estive, ad esempio la skin di Gaff. Fatemi sapere cosa ne pensate, però queste potrebbero essere varie skin concept che appunto Fortnite ci ha già rivelato e che verranno introdotte probabilmente già dal prossimo aggiornamento. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto taggata su Instagram mentre ad inserito ho shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini.
Quindi grazie mille a queste tre persone che starete vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o su Instagram o qui nei video su YouTube, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. E grazie mille ancora ai tre ragazzi di oggi che mi hanno supportato all'interno del negozio oggetti. Ovviamente, come anche gli scorsi anni, Fortnite andrà a rilasciare delle ricompense che potremmo ottenere completando delle missioni. Lo scorso anno ha rilasciato delle sfide da completare in creativa per ottenere delle ricompense, e anche quest'anno dovrebbe andare in questo modo. Quindi o Fortnite rilascerà delle sfide che completeremo in creativa per ottenere appunto ricompense che possono essere picconi, emote, deltaplani o tantissimi altri oggetti. Non si sa ancora se appunto ci andranno a regalare una skin, però la vedo molto difficile visto che negli scorsi eventi estivi Fortnite non ha mai regalato una skin gratuita. Di solito le skin gratuite le regala durante gli eventi natalizi, però comunque riceveremo sicuramente tantissimi oggetti gratuiti come anche lo scorso anno. Ed infine andiamo a vedere una nuova collaborazione, che poi nuova non è tanto perché già l'abbiamo ricevuta in passato, ed è proprio la collaborazione tra Fortnite e Stranger Things. Infatti questa collab dovrebbe essere introdotta il 1° di luglio con l'uscita del volume 2 di Stranger Things, e come già detto sarà una collaborazione che ritornerà, perché già qualche anno fa appunto Fortnite e Stranger Things hanno collaborato. Quindi probabilmente vedremo il ritorno delle vecchie skin di Stranger Things nel negozio oggetti, e potrebbero anche introdurre nuove skin all'interno del gioco. Comunque avremo maggiori informazioni nei prossimi giorni, ma questa collab dovrebbe essere introdotta il 1° di luglio, visto che uscirà il volume 2 di Stranger Things. Fortnite ha anche rilasciato un piccolo teaser su questa nuova collaborazione con Stranger Things su TikTok, perché ha proprio pubblicato il video che adesso vi farò vedere, con in sottofondo una canzone che fa proprio riferimento alla serie. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete in hype per l'evento estivo, che ricordo dovrebbe essere introdotto dal 24 luglio al 12 di agosto, almeno per le informazioni che abbiamo al momento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici. Fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni sul nuovissimo evento estivo qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live.